Ciao a tutti, io sono Silvia. Io sono William. E siamo qui per un'altra storia al volo! Allora. Stavolta abbiamo la nostra scatola da cui peschiamo i tre personaggi. Shaker. Finendo le carte. Stiamo finendo le carte, sì. Ci mandate qualche suggerimento? Così lo possiamo registrare. E facciamo le vostre storie. Sì. Allora. Pescare una stellina sconsolata. Va bene, una stellina sconsolata. Pescare ancora un razzo a pedali. Un razzo a pedali? Perché c'è un razzo a pedali qui dentro? Allora, non è abbastanza bello. Il terzo, vuoi pescare tu il terzo? No, vai. Un fungo spiritoso. Un fungo spiritoso, bene, abbiamo. Va bene, ottimo. Una stellina sconsolata, un razzo a pedali e un fungo spiritoso. Bene. Ma non benissimo. Prego. C'era una volta un fungo spiritoso che abitava nel bosco dei funghi musoni. Praticamente la mia vita. E lui faceva sempre battute, barzellette, rideva tutti intorno. Non fai ridere nessuno, anzi serietà, bisogna essere seri in questa vita, non spiritosi. Lui invece... Mi dico a Milano, va a fare un lavoro serio. Non l'ho mai sentito. Nella tua vita milanese hai sentito milanesi che dicevano vai a fare un lavoro serio? Sì, a me. Scusa, tu che lavoro fai nella vita? Sì, ma di lavoro... Beh, stiamo delirando. Allora, vabbè, quindi... povero fungo. Povero fungo. Lui... Ma ne sai l'ultima? No, non mi interessa. Il fungo. Ma ti posso raccontare quella? No. No, io sono musone e non voglio ridere. Il fungo spiritoso... Che tristezza. Uffa. Quasi quasi vado a farmi un giro in un altro bosco perché voi mi state tutti... Mi rendete triste la vita e io voglio essere felice, io voglio ridere tutto il giorno. Bravo. E allora e parte e inizia col suo fardellino in spalla, fagotto. E a un certo punto arriva in un sentiero in un bosco dove c'è un cartello. E c'è scritto cercasi astronauti, l'annuncio della NASA. Così, un cartello nel bosco, sa, la NASA comunica attraverso cartellini. Vabbè, comunque. Non l'hai mai visto il cartello nel bosco della NASA? E dice, oh, c'è l'astronauta. Ah, vado a fare il corso per diventare astronauta. Allora prende e va a Cape Canaveral, col fagotto. Cape Canaveral, non stanno a Houston, no, dove è il centro di addestramento? Non lo so, poi cerchiamo. L'ESA ce l'ha a Colonia. Chiediamo a Google. Va a Colonia. E... Dopo che è vicino alla foresta nera, giusto? Esatto. Lui esce dalla foresta nera. Dove sono tutti i musoni. Ma no, non è vero. I funghi. E arriva a Colonia e incredibilmente viene accettato. Vedono sto fungo col fagotto. Ma tu cosa ci fai qui? Io voglio fare l'astronauta. Ho visto il cartello nel bosco che cercate astronauti e io voglio fare l'astronauta. Voglio fare l'astronauta. E tutti e si mettono a ridere. E lui finalmente gente che ride. Anch'io, vi racconto l'ultima. E allora inizia a raccontare le sue barzellette agli astronauti che però... In realtà lo stavano prendendo in giro. E per prenderlo in giro, ma proprio tanto, sai cosa fanno questi burloni? Gli danno un razzo a pedali. Cioè, no. Gli danno... Vieni adesso fungo. Scrivo al comandante Cristoforetti, alla comandante. Non si danno i razzi a pedali ai funghi, dai. E inizia a fare pratica con razzo a pedali, no? Poi un giorno lontano ti manderemo su in orbita.
Però il fungo è talmente determinato, talmente bello, convinto il mio, che il mio diventerà razzo un pedali. Astronauta che pedala così forte che parte per davvero. E parte, e gli astronauti, ma è partito per davvero. È partito per davvero. E il fungo pedala, 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 pedala. Pedala, 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 pedala. Ma sono in orbita. Ma sono in orbita. Sono fuori, sono vola. Fuori. È giù, l'atmosfera. Sono fuori, sono fuori. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. È partito. Dove vado? Boh, sulla luna. Sulla luna? Sulla luna. Eccola, la vedo. La luna. E parte? Passa da parte. Ma no, ha sbagliato mira. L'hanno addestrato, no, gli ha dato il razzo, è partito. Poveretto, cosa ne sa lui di come si mira la luna? Leone, poverino. Di cosa ne sa lui di come si mira la luna? Va bene. Luna andata, e continua a pedalare con un missile. Adesso dove va? Dove vado? A un certo punto, bom, va a sbattere. Cosa? Va a sbattere. No, no, da sbattere su una stella. Non l'aveva vista perché, siccome era una stella triste e sconsolata, non emetteva luce. Ah no, era buia. Era buia. E sentiva piangere. Il fungo fa, ma dove sono capitato? Ma scusa, tu dove sono? Sono sulla stellina sconsolata. Ma perché piangi? Perché sono triste. È sconsolata. E perché sei triste e sconsolata? È da sola, non sono qui da sola, nessuno, non so, mi sono persa. La mia amica più vicina è a 5 anni luce. La mia amica più vicina a 5 anni luce, non riesco a vederla da un po' e mi sono un po' intristita. Allora il fungo comincia. No. Ma la sai quella? Ma la sai quella dell'astronauta che gli danno razza pedali e manca la luna? E inizia a raccontargli le sue barzellettine, no? La stella comincia a ridere. E man mano che comincia a ridere, piano piano inizia di nuovo a risplendere. Inizia a risplendere, diventa luminosissimissima, gigantesca diventa. No, gigantesca, fa tanta luce. E ride. E fino più a luce ride, gigantesca. Ha una luce gigantesca, più ride più splende. E più ride più splende, più ride più splende. E quindi la stellina diventa felicissima. Sì. E il fungo, è tutto contento. L'ho fatto io. Hai visto? Hai visto che le mie barzellette funzionano? E a un certo punto però il fungo deve decidere cosa fare. Resta sulla stella o va via? Resta sulla stella. Si fanno compagnia vicenda. Perché? Resta sulla stella, così si fa un viaggio intergalattico. Esatto. Per lo spazio infinito. Perché insieme ridevano e se la spassavano. Il fungo non aveva voglia di tornare tra gli amici musoni. e niente, e quindi girano per lo spazio felici insieme, contenti, raccontandosi barzellette. Facendo una bella scia luminosa. Una stella cometa diventa. Sì, so che va contro i tuoi principi astrofisici, però... È lo stesso, ma fa niente. Lo dici che sei astrofisica, vero? Sì. È astrofisica. Va bene. Ero. E fine della storia. Mi è piaciuta? Speravo proprio di sì. Eh sì, dai, questa era proprio bella. Questa è uscita bene. Solo dici tu che sei astrofisica. La mandiamo alla comandante Cristoforetti. Allora. Noi ci rivediamo presto su fabulinis.com, qua su YouTube, ci vediamo su Facebook, su Instagram, ci trovate ovunque, Fabulinis lo trovate. Esatto, intanto voi iscrivetevi al canale, mettete un bel like, mandateci dei suggerimenti, così possiamo fare delle storie con i personaggi che piacciono a voi, che volete voi. Ma è la storia per voi. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima, allora. Ciao a tutti, un bacione. Ciao. Ciao. Ciao.